Radio Ferentino, sounds different. Allora eccoci qua per questo nostro appuntamento speciale. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, Radio Ferentino è un po' in pausa in questo periodo per le note vicende nazionali legate agli impedimenti per la pandemia, però non potevamo non cogliere questa occasione che ci hanno offerto questi ragazzi di Ferentino con un'iniziativa, un video di un loro pezzo che adesso stiamo per presentarvi. Allora, un saluto innanzitutto da Ambrogio Sonni e da Radio Ferentino per questo nostro appuntamento speciale di musica. Noi abbiamo ospiti due rappresentanti dei Boundaries e in studio e collegato da casa in remoto abbiamo un altro ospite graditissimo che è Matteo Delle Chiaie. Ciao Matteo, che è ciao a tutti. Il regista del video che presentiamo questa sera dei Boundaries. Allora, chi sono brevemente i Boundaries, che noi abbiamo avuto modo di ospitare un po' di tempo fa, circa un annetto fa, sì. per presentare il loro lavoro, il loro album che era l'arte del non vedere. I Boundaries è un gruppo di Ferentino, di ragazzi di Ferentino, quattro ragazzi di Ferentino che fanno musica, che fanno rock, e sono i due che abbiamo qui presenti: Samuele Riggi, che è il, posso dire, il frontman della band, mi autorizzate, voce e chitarra della band. Poi abbiamo Flavio Pennacchia alla batteria, e mentre non sono potuti intervenire per ovvi motivi di spazio, Andrea Berterame, che suona il basso, e Jacopo Catracchia, che è la seconda chitarra e la seconda voce. Un saluto comunque anche ad Andrea e a Jacopo, che ci stanno sicuramente ascoltando. Allora, questi ragazzi hanno cominciato a fare un pochettino attività musicale da qualche annetto, nonostante la loro giovanissima età, dal 2016 se non ricordo male, e poi dopo qualche tempo hanno cominciato già a produrre qualche cosa di loro. Dopo aver fatto un po' di cover, hanno cominciato a scrivere e a rilasciare, come si dice adesso, qualche brano. Il primo, se non ricordo male, era Flat Earth. Ricordo male? Sì, giusto. È un fan accanito. Sì. Primo EP, diciamo, sì, 2018. Il 2018 c'era l'EP con Flat Art, con Arms Like Guns, sì, e un altro pezzo che mi dovete Blues Love Songs, che era uno anche dei miei pezzi preferiti. E mentre poi nel 2019 addirittura è arrivato l'album L'Arte del Non Vedere, a ottobre del 2019, rilasciato subito su tutte le piattaforme di streaming online, soprattutto su Spotify, se non ricordi mai, e che ha avuto un notevole riscontro di pubblico, sia di consensi che anche di streaming online. Nel frattempo c'era stata anche la realizzazione del video di Arms Like Guns. Adesso c'è questo nostro secondo video, che è stato pubblicato qualche giorno fa, se non ricordo male, il 27, mercoledì scorso, giusto? 27 gennaio, che è Luna, il nuovo singolo di questi ragazzi. E noi questa sera parliamo essenzialmente di questo nuovo video, della realizzazione, e ovviamente lo vedremo anche fra qualche minuto, insomma. Ecco, allora... Un saluto di nuovo a tutti quanti coloro che ci stanno seguendo, e voglio ricordare che questa nostra chiacchierata rimarrà sempre online sia sulla pagina Facebook di Radio Ferentino, ma anche sul canale YouTube e ovviamente sul podcast del sito di Radio Ferentino. E quindi tutti coloro che vorranno vederla potranno farlo quando meglio credono, insomma, ma anche rivederla, perché no, non è assolutamente vietato, sperando che comunque abbiano piacere di vederci. Oddio, non siamo, loro sono due ragazzi e io sto un po' in disparte con la mia, diciamo, esperienza, e quindi... Per l'amor di Dio.
Allora, parliamo un pochettino di cose un po' posso più... Posso dire una cosa? Come no, Flavio? Subito dall'inizio. Sì, facciamo tanti auguri a Samuele. Auguri Samuele! Auguri! Oggi è il compleanno di Samuele. Ecco, questa è una per me è una sorpresa, però insomma, sembra quasi fatto... Allora, 25 minuti fa me l'ero scordato, Me lo ero scordato. Sì. No, non sto scherzando. No, non ci credo. Non ci credo. E quindi comunque auguri Samuele. Grazie, non diciamo, no, possiamo anche dire, ma è un ragazzo. Quanti, sì. Quanti sono? Tantini. Sì, 22 anni, 22 anni. Allora, il gruppo già sono 5 anni, quindi quando Samuele aveva 17 anni, hanno cominciato a produrre musica, sì. Ma lo facevano anche prima. Quindi si sono organizzati ragazzi di 17 anni che si organizzano per fare musica. Questo è un motivo sicuramente di orgoglio, ma è una bella cosa. Sì. Allora, Luna è un singolo dall'album L'arte del non vedere. La prima curiosità che mi viene in mente: perché avete scelto Luna? Luna, sia in ambito letterario, poetico, è sempre stato qualcosa che ha destato molta attenzione, qualcosa che è sempre stato per poeti o anche navigatori, qualcosa di irraggiungibile, ma sempre quella rotta fissa che qualcuno voleva raggiungere, come il Armstrong. Sogno. Come Armstrong, o qualsiasi astronauta che adesso magari sta studiando. E quindi per noi il raggiungimento di quella luna è il raggiungimento di ogni sogno, ma lo può essere per qualsiasi persona che ascolta la canzone. Quindi questo pezzo, diciamo che era il pezzo di punta dell'album, cavallo di battaglia, ma già da prima. Sì, sì. Quindi anche la scelta del videoclip è stata una conseguenza. Certo, certamente. Sì, sì, sì. La serietà, l'impegno e soprattutto la struttura creata da appunto Francesco Cantinelli e Matteo Delle Chiaie, che sono i registi di questo video, sì, che poi andremo a vedere fra qualche minuto. Ha fatto sì che proprio le loro idee facessero un connubio totale con la musica. Loro hanno inventato quella che era ogni singola immagine, ogni singolo particolare, dalle luci al luogo, alla struttura. E poi spieghiamo anche, ci facciamo certo spiegare anche da Matteo, come no, il perché di certe certo scelte. Certo, certo. E comunque questo pezzo, che è anche a mio parere un pezzo più significativo dell'album, si discosta, a mia impressione, anche un pochettino dalla linea dei precedenti singoli. E c'è un perché. Ecco, allora spiegacelo. Vabbè, qui lo diciamo Flavio, lo diciamo qui, solo qui a Ferentino. Lo diciamo? Solo qui a Radio Ferentino. Lo vuoi dire? Sì. Cuccioceria oggi non l'abbiamo detto, non siete i primi. Ah sì, certo, io ho avuto modo di leggere anche l'articolo che è uscito l'altro ieri, sì, sul quotidiano, e quindi insomma c'è anche un bel rilievo da parte degli organi di informazione per il videoclip di Luna, ma anche per tutta la vostra attività. Certo, no. Siamo contenti. Vai. Stiamo facendo un nuovo progetto. Bravo. Il primo progetto è stato qualcosa di divertentissimo, sì, ma serviva per capire l'ascoltatore che cosa voleva. E l'ascoltatore non vuole blues love song, non vuole magari Neve Oro, che sono canzoni a mio parere bellissime, ma tramite proprio Rilascio di Luna, la scrittura di Luna, i feedback, possiamo dire così, che abbiamo rilasciato, stiamo creando qualcosa di nuovo. Magari i The Boundaries avranno anche un altro nome, chissà. Lascio tutto un po' così. Ma questo progetto, quello che faremo poi, chissà, domani, fra un anno. Vabbè, quello bisogna svilupparlo, certo, poi certo, non c'è che ci sono scadenze. Quando è pronto, verrà fuori. Avrà una pelle nuova, insomma. Quindi noi siamo in trepida attesa. Ah, anche noi. Trepidante. Anche noi. Quindi quando avrete delle novità per quanto riguarda sia il progetto, ma anche qualche
qualche nuova realizzazione, qualche pezzo nuovo da proporci, a prescindere che sia pronto un album, sia pronto, pronto qualche cosa, però insomma se venite a... Diciamo che è stato... Farcelo ascoltare, insomma. Sì, come no, cioè, certo. Questo primo album rimane molto nostro, però allo stesso tempo anche un po' grezzo, se così si può dire, nel senso che rispecchia la nostra prima natura, ok? Quindi chiaramente in parte è immaturo forse per noi, però chiaramente è nostro. Già parli di immaturità? No, nel senso che vedo un'evoluzione io, parliamo di ottobre 2019, già vedo un'evoluzione. Crescendo si cambiano anche certe visioni, e quindi questo è il punto di partenza, era l'arte del non vedere, ma adesso ci si aspetta qualche cosa di più concreto, diciamo, di un po' più elaborato, senza guardare soltanto, però adesso forse accettiamo qualsiasi cosa senza guardare soltanto i gusti della gente, ma dovete essere voi a tirare fuori quello che è il vostro, se no non ci si diverte più. Certo, è la soddisfazione personale. Lo spunto è dalle opinioni, dal parere, dai gusti delle persone che vi stanno vicino, dagli ascoltatori, da chi è che vi dà qualche parere. Certo, ma fanno sempre il 40%. Poi dovete deve essere la vostra creatività, la vostra fantasia a tirare fuori quello che voi volete proporre alla gente, insomma, il messaggio che volete mandare. La gente riceve. Certo, è quello. Voi dobbiamo trasmettere, voi dobbiamo mandare. Dovete essere, come si dice, talmente spontanei nel farlo, che comunque è quello il modo più diretto per arrivare alla gente, perché quando escono fuori dalla nostra mente, dalla nostra anima, i nostri pensieri, i nostri messaggi in modo spontaneo, penso che arrivino direttamente. Come è stato con l'arte del non vedere? Per questo dico che comunque è molto nostro, molto sentito, però chiaramente col tempo ci si affina. No. Certo, ma in tutte ci si affina, ognuno affina il gusto musicale, ma anche la preparazione tecnica ti rendi critico e autocritico, ti fa dare qualche cosa in più. Certo. E allora Matteo ci sta seguendo da casa, e vorrei anche un pochettino coinvolgerlo in questa nostra chiacchierata, che a volte può sembrare anche un pochettino monotona e banale. Allora Matteo, dici un pochettino, raccontaci un pochettino com'è nata questo video, da quale idea sei partito per realizzarlo. Ma diciamo che ovviamente prima di tutto volevo salutare tutti, perché non ho detto niente fino adesso, però insomma ci sono anche io. Vi ho ascoltato, sì. E ovviamente quando si fa un videoclip, almeno per come la vedo io, diciamo, l'idea del video deve essere, cioè, deve rispettare il senso della canzone. Quindi appunto l'idea del video nasce proprio dal senso del pezzo, che, come diceva Samuele, anch'io l'ho visto come una sorta di metafora, no? Questo anche un'utopia, se vogliamo, cioè un obiettivo che tutti quanti ci poniamo, che però magari al momento è raggiungibile, ma poi magari in un futuro, chi lo sa, sarà lì vicino a noi. E quindi appunto l'idea era quella di, diciamo, inserire un personaggio in un ambiente ostile e dargli una speranza, dargli, no, questa sorta di possibilità di vedere la sua luna, di toccare la sua luna, che nel nostro caso abbiamo deciso di realizzarla con la luce, ecco, perché diciamo che la ragazza che interpreta la luna non è altro che una metafora della luna stessa e della luce, quindi però appunto proprio nel momento in cui c'è l'incontro tra i due, effettivamente lui non riesce a toccarla mai, perché si accorge che sta sognando. E quindi insomma il senso è quello della canzone, secondo me.
adesso sì, sì, io che ho visto il video e penso che anche le altre persone che l'hanno visto riescono a capire un pochettino quello che ci stai raccontando. E adesso lo vedremo quando Carlo sarà pronto dalla regia per farci vedere il video di Luna, ce lo farà vedere, perché è comunque un video anche abbastanza coinvolgente, è strutturato in un certo modo che risponde ovviamente al testo del pezzo, al testo della canzone. Però tu, io volevo sapere, ero curioso di sapere, tu da che, quando Samuele e Flavio te l'hanno proposto, quale idea ti è venuta subito in mente? Quale elemento? Ma diciamo, in realtà ero partito da tutt'altro, poi ovviamente il soggetto... E ripartite, poi vediamo quella invece la realizzazione. L'idea, cioè avevo creato varie idee comunque di situazioni di pericolo, comunque di difficoltà, dove veniva data appunto la possibilità al protagonista di avere la sua libertà, di avere la sua luna. Cioè l'impostazione era sempre quella, poi avevo magari inventato diverse ambientazioni, ecco. Poi alla fine ovviamente il soggetto è stato scritto da me, da Francesco Cantinelli e anche da Flavio e Samuele, che ci siamo riuniti, insomma, sì, varie volte appunto insieme. Poi abbiamo deciso di realizzare, di usare questo tipo di ambientazione, insomma, perché era, ci sembrava molto, insomma, appassionante, ecco. E quindi comunque è nato da un lavoro di gruppo di tutti noi quattro che abbiamo lavorato insieme, diciamo, per arrivare all'idea, insomma. Sì. Allora, adesso Carlo mi stava dicendo che è pronto in regia per farci vedere questo video che stiamo presentando oggi, Luna dei The Boundaries. Quindi, Carlo, quando puoi... Quando sei pronto possiamo farlo vedere. Sì, eccolo qui. Una luna che io mai tocco.
Eccolo qua, un lavoro veramente fatto bene, un bel video. Grazie. Luna dei The Boundaries. Adesso Matteo ci aveva anticipato grazie. Qualche tema di questo video. L'avevo spoilerato un po'. Vabbè, ma comunque era in rete, quindi insomma non era proprio così un'anteprima, diciamo. Per chi non l'aveva visto, sì, sicuramente. Comunque c'erano dei temi e il bosco che avete usato per questa... Sì. Per questa metafora, spiegacela un po', oltre quello che ci hai detto, perché quel tipo di bosco e perché lì? Beh, il bosco comunque, diciamo, trovarsi da soli in un bosco con delle presenze oscure, ecco, che rientra in quella idea di cui parlavo prima, cioè appunto cioè posizionare un personaggio in una condizione di difficoltà che d'altronde, se vogliamo, è un po' una metafora per cioè, parlare proprio della vita, perché comunque la vita è piena di difficoltà, è sicuramente bello vivere, ma ovviamente cioè, io penso che quotidianamente ci troviamo di fronte a degli ostacoli, magari a volte piccoli, altre volte più grandi, che ovviamente... ci portano insomma a rendere le cose più difficili, ecco, per raggiungere la nostra luna, il nostro obiettivo. Sì, anche e quindi in realtà comunque noi abbiamo sempre un qualche cosa, un obiettivo, un sogno, come può essere la luna, ed è questo che hai voluto rappresentare in questo video. E poi c'era anche Samuele, lo stava dicendo prima, quella scena della corsa, che è molto suggestiva, ed è il percorso della vita? Sì, è proprio la corsa, appunto, è connessa direttamente con questo tipo di discorso. Poi ovviamente nella scena della corsa va dato il merito assoluto a Francesco, che aveva avuto questa idea di riprendere appunto il nostro protagonista, Francesco Cantinelli. Un saluto a Francesco, un bacio. Adesso del primo video che ha fatto il primo Arms Like Guns. Se posso aggiungere una piccola chicca, siamo qui apposta, che pochi si sono accorti il fatto che il video è anche un po' di concezione dantesca, la selva oscura, Dante e Beatrice. C'è comunque questa vicinanza. Ma è intenzionale questo? Non lo sappiamo, non lo sappiamo. Qualcuno ce l'ha visto? No, a me piace dire che ognuno ha una propria luna. Certo, ognuno ha una propria luna, certo, e ognuno la rincorre. Certo, certo. Quindi ecco, per ricollegarmi poi alla scena della corsa, ognuno ha un proprio percorso. Queste lune possono essere anche immateriali, certo, assolutamente intangibile, un obiettivo, non per qualcosa, ma o una persona, appunto. E ringraziamo la nostra luna, tra l'altro, Sara. Sara, ecco, la nostra attrice. Citiamo anche un pochettino chi sono questi personaggi, ci sono anche nei crediti finali. Sì, certo. Sara è stata la copertina dell'album, del videoclip, l'altro, che ci ha prestato gli occhi. La copertina dell'album, gli occhi, non vedere, si vedevano soltanto gli occhi nella copertina. Qui invece, anche se è nascosta, comunque un pochettino di lineamenti ci sono, insomma. Rimane sempre una luna. Assolutamente. Allora, e sarebbe Sara Paolella. Però poi ci sono anche altri personaggi che sono... Il protagonista, che se non sbaglio è Tommaso Di Clemente. Poi nei crediti ci sono anche Gabriel Paolella, Alessio Rocchetti e Vincenzo Datti. I primi due facevano i demoni. Gabriel e Alessio. Vincenzo il morto, il cadavere, diciamo. Sì. E comunque bisogna ringraziare anche questi ragazzi che hanno contribuito anche in maniera Alice.
Alice di Filippo che ha contribuito Alice di Filippo al che trucco. Ha i trucchi sì, contribuito al trucco. E quindi bisogna anche dare il giusto merito a questi ragazzi, certo, che hanno partecipato alla realizzazione di questo bel lavoro, certo, che è frutto del lavoro di tutti, della collaborazione di tutti, che è fatto veramente veramente bene, anche diciamo che dà un qualche cosa in più al pezzo, alla canzone, assolutamente contribuisce da un'altra veste. Sì. Il pezzo, beh, da un immaginario pezzo, sicuramente al pezzo. Sì. E accresce anche, come dire, il coinvolgimento delle persone in queste, anche con gli accordi che già comunque erano abbastanza di richiamo, sì, però sì, il video contribuisce in maniera determinante adesso, ad un anno di distanza. Ad una distanza, e quindi insomma io penso che sia un buon lavoro, un buon lavoro. È un bel connubio musicale e audiovisivo, diciamo. Sì, un connubio proprio. Sì. E siete soddisfatti sicuramente di questa, di questa perché è frutto dei nostri sacrifici, ed è stata anche la delle luna, diciamo. Certo. Il video è stata la nostra luna. Parlando di gruppo. Ecco, io volevo un pochettino sapere di questa luna dei Boundaries, degli Unboundaries. Sì. Però io non credo che sia soltanto il video, la vostra luna. Allora, se parliamo di gruppo. Certo. La luna è l'obiettivo, il sogno di tutti noi, immagino. È il nostro sogno. Magari prendere quel palco che abbiamo sognato sin da piccoletti, come per esempio Jacopo, che saluto, che mi ha sempre raccontato che prendeva la scopa, o sì, per esempio, sì, l'ha raccontato l'altra volta, sì, mi ricordo, o per esempio io che rovinavo le tute perché dovevo correre nel corridoio e fare la scivolata con la chitarra finta. Quello per il gruppo è secondo il, me il vostro sogno è il palco. Sì, lo possiamo dire, possiamo dire, certo. Parliamo di gruppo per adesso, è il palco, poi ci sarà qualche cosa di più del palco, perché quando si raggiunge un sogno che diventa realtà, bisogna sognare ancora. E certo, non si può fermare, non ci si può fermare mai. Ecco, quindi adesso, visto che comunque siamo entrati un pochettino in questo argomento, lasciamo un attimino Luna, così per curiosità, è un attimo. Prego. Soltanto i vostri progetti. Almeno nell'immediato, quello che ci potete dire, insomma. Delle anticipazioni, insomma. Una piccola, senza esagerare. Stiamo screando tantissima musica. Anche se, non so, ecco, scusa Flavio, se dovesse esserci il progetto un altro video, o Matteo vi ha suggerito qualche cosa. Vabbè, ma ormai Matteo fa parte di noi. Sì, ecco, a maggior ragione, no. Le idee che può avere Matteo, si possono anche sviluppare, a prescindere che uno abbia già in mente di fare qualche cosa. Allora, però ma secondo me, se posso intromettermi, volevo dire che la cosa più bella di questo progetto è che l'abbiamo realizzato insieme, cioè nel senso che comunque noi siamo tutti amici da quando eravamo ragazzini. Adesso siete grandi. Io dicevo, grazie, proprio quello. Realizzare una cosa così bella tutti insieme ha un bel significato, insomma, per tutti, penso. Quindi è la parte più bella, secondo me. Poi se ci porterà qualcosa, ben venga, però tanto è stato bello farlo. Un primo passo, no? No, vabbè, certo. Non ci si ferma mai. Ho questo aneddoto. Sì, dimmi. Stavamo a Roma, una serata a Roma, io, Matteo e un altro amico nostro. Per divertimento? Sì, vabbè, eravamo. Non stavate suonando? 16 anni, sì. 16 anni. E dicevamo di fare il gruppo rock. E poi alla fine, in vesti e ruoli diversi, alla fine l'abbiamo fatto, diciamo. Sì, sì, sì. Il nostro sì, lavoro. A 16 anni la vostra luna era formare un gruppo. Sì. Adesso diciamo il gruppo di sì. Si è formato, la vostra luna è il palco. Quando arriverete al palco, ci sarà un'altra luna. Sì. Ci deve essere, assolutamente. Comunque non si raggiunge mai, Beh, certo, è un'ambizione continua. Certo, beh, quello che porta anche a migliorare le proprie esperienze, ma anche a fare in modo che quello che voi sentite venga trasmesso in maniera più diretta e arrivi alla gente, che è quello, certo, giusto?
è la voglia di fare, l'intraprendenza, la passione, l'anima che ci mette, anche se la cosa è piccola così. Però abbiamo girato un pochettino il discorso, ma le anticipazioni... Ah, le anticipazioni. Allora, il lockdown ci ha fermato sicuramente nell'esecuzione dei brani. Tra l'altro, ecco, fermo un attimo Samuele, durante questo periodo i Boundaries hanno partecipato al Rockdown Christmas Time, che era un evento che ha realizzato il Comune di Ferentino con un brano natalizio che avete eseguito, che a me è piaciuto molto. Rivisitato. Beh, certo, ma ognuno deve certo, interpretarla a modo proprio. Il suo modo. E quindi però... tutta quanta la manifestazione è stata un qualche cosa di gradevole, ecco. Sì, in questo periodo sì. Perché siamo tutti quanti, siete tutti quanti fermi. Purtroppo sì. Siamo fermi, quindi insomma, anche noi come Radio Ferentino, questa è una chiacchierata particolare, speciale proprio per l'evento del video. Ma infatti l'uscita di Luna, del video di Luna, anche la realizzazione di per sé è stata molto soddisfacente anche per questo. L'abbiamo girato a luglio, la prima parte a Prato di Campoli, le scene del bosco, e poi la parte finale è stata, cioè la parte dei playback è stata girata a ottobre, quindi comunque con uno sfasamento temporale abbastanza non banale, lungo. Ecco. Beh, sì, sì. Vuoi perché comunque ci sono state difficoltà. Date soprattutto dalla problemi organizzativi. 100% organizzative, tutti, sì. Tutti quanti siamo un pochettino così penalizzati per questa pandemia, per queste restrizioni che giustamente comunque bisogna rispettare e contenere, cercare di contenere. Sai quello che stavi dicendo, Samuele? Dicevamo, il lockdown ci ha fermati. Sicuramente, ma solo nell'esecuzione della musica, nella creazione abbiamo creato veramente la bellezza di 50 brani. Qualcosa, tantissimi. Il fatto è che... Ci avete materiale. Ma non possiamo pubblicare. Certo. Assolutamente no. Abbiamo fatto una scrematura. Beh, ma i grandi artisti ci hanno sempre prodotti nel cassetto, ci hanno composizioni. Soprattutto scarti, ti dirò. Sì, ma che poi riprendono, ci lavorano sopra e possono diventare dei grandi successi. Sì. Sono delle idee che stanno lì. Assolutamente. E quindi, insomma... Il discorso che facciamo prima, no? Dell'autocritica, no? Affini il gusto e chiaramente diventi autocritico rispetto a quello che è il tuo passato. Una cosa che mi è venuta in mente adesso, Ligabue, l'ultima raccolta che ha fatto, 77-7, che era la raccolta dei suoi di 77 successi che ci ha aggiunto 7 pezzi inediti, ma che erano dei lavori che lui aveva scritto, ma stavano lì nel cassetto. Ma come Ligabue, ma ce ne sono tantissimi. Ma poi stanno rinnovando tante volte escono pezzoni, certo. E quindi questi ragazzi che hanno almeno 50 pezzi nel cassetto e che sicuramente nei prossimi giorni produrranno, scriveranno altra musica, noi aspettiamo con impazienza i nuovi prodotti, sempre compatibilmente con le esigenze che ognuno di noi ha e che il tempo purtroppo ci fa. Lascio un'ultima chicca, una probabile chicca. Sì. Il nome del forse prossimo album, con forse un altro nome. Vuoi sapere? Sì, ma se lo dice adesso, sicuramente no, poi non abbiamo. Io non lo dico, però. No, non lo dico. Non lo diciamo, però io ho una certezza. Che Matteo ci sarà nel prossimo video. Esatto, lo possiamo e farà dire. Il triangolista elettrico. Il triangolista elettrico. Beh, ovvio. Vabbè, ovvio. Cioè... È il nostro René attuale. quindi ci sono dei progetti e questo ci fa molto piacere. Noi anche come Radio Ferentino siamo curiosi di conoscere i vostri lavori e noi vi facciamo i complimenti più sinceri e gli auguri di poter realizzare quanto prima la vostra passione, i vostri progetti e di avvicinarvi alla vostra luna. Noi lo speriamo e accogliamo questo augurio, veramente lo accogliamo a braccia aperte. Allora io non so se possiamo
concludere questa nostra chiacchierata e questa presentazione della, del videoclip Luna, io voglio dire anche un'ultima cosa a chi ci sta seguendo, anche se abbiamo terminato questo nostro piccolo una mezz'oretta l'abbiamo trascorsa, anche forse qualche minuto in più, e quindi diciamo che non è stata così breve ed è stata gratificante per aver visto il video di Luna, per aver chiacchierato con voi e per quello che avete fatto e per quello che avete in mente di realizzare prossimamente. Ecco, io vorrei dire a tutti coloro che ci stanno seguendo che comunque possono mandare i loro pareri, le loro domande al nostro sito a radioferentino.it, anche sulla pagina Facebook di Radio Ferentino possono scrivere commenti e anche critiche per chi volesse fare, che non gli piace qualche cosa. Anche se noi non cresciamo, è certo. Quindi, le critiche quando sono sempre diciamo argomentate, sono sempre costruttive, certo. E quindi gli farebbe piacere a noi anche sapere quello che comunque vi dicono i vostri fan. Ecco, io voglio darvi questo numero di telefono che ogni per WhatsApp di Radio Ferentino, per tutti coloro che vogliono lasciarci qualche parere, e lo possono fare anche su Facebook. Questo è il numero di Radio Ferentino per quanto riguarda WhatsApp, è il 377 52 45 183, che potete trovare anche sul sito, e quindi per tutti coloro che vogliono lasciarci un messaggio lo possono fare tranquillamente sia su Facebook che su WhatsApp. Un ringraziamento a Matteo Delle Chiaie che ci ha seguito, che ci ha grazie a voi per lo spazio concesso, grazie davvero. Vabbè, a noi ci ha fatto enorme piacere anche sapere un pochettino quello che ti ha ispirato per realizzare questo video dei Boundaries. Grazie, e un risentirci a Matteo, un ringraziamento a Flavio, grazie e a voi. Un grazie, grazie a Samuele, a tutti coloro che ci hanno seguito, un risentirci presto su Radio Ferentino, speriamo prima possibile con queste nostre chiacchierate con i ragazzi di Ferentino, la musica di Radio Ferentino, gli appuntamenti musicali, le rubriche, i notiziari ci sono sempre, e per tutti coloro che vogliono possono accendere la radio, anche l'applicazione gratuita di Radio Ferentino per gli smartphone e i tablet, e seguire le nostre selezioni musicali e i nostri programmi. Ciao! Piano e man mano il panico, cinema nei tuoi occhi e nella mia pelle, la nebbia penetra blu. Sei di più, uno, due o mille aspetti tesi che mi ridono e ballano, scendo.
Radio Ferentino, c'è sempre un'atmosfera diversa per i vostri momenti migliori.